Dottor Checcucci, ben trovato. Grazie. Allora, rizoartrosi, velocemente, cerchiamo di fare il punto. Che tipo di artrosi è e dove? Allora, la rizoartrosi è l'artrosi del primo dito, quindi del pollice, cioè il dito più importante della mano che ci serve per la presa, quindi per l'opposizione. Come si fa a diagnosi? Il paziente cosa prova e quindi va dallo specialista? Certo, il sintomo primo, principale è il dolore. Il paziente nel primo periodo sente fastidio nei movimenti del primo dito, in modo particolare nell'aprire le porte o comunque aprire la macchinetta del caffè, e se all'inizio è solamente un fastidio, successivamente diventa proprio dolore fino ad arrivare alla riduzione della forza. Più le signore? Certo, le donne sono più colpite, specialmente nella fase post-menopausale, in cui appunto l'artrosi in generale è più accentuata rispetto agli uomini. Però anche gli uomini, specialmente i lavoratori manuali, sono spesso colpiti da questa forma di artrosi. Esiste una predisposizione? Esistono dei lavori a rischio? Allora, i lavori manuali sono quasi tutti a rischio, nel senso, per usura ovviamente l'artrosi aumenta anche a livello del primo dito. Esiste però una predisposizione, che è la instabilità delle articolazioni, che fanno sì che questa articolazione del primo dito sia instabile e quindi non si muova nel modo corretto. Allora, la persona ha questi sintomi, c'ha questo dolore, va dallo specialista, esami da fare? Allora, gli esami sono molto semplici, basta una radiografia della mano, spesso si richiede bilaterale per vedere se c'è una predisposizione genetica, e da lì si riesce a fare diagnosi, con la clinica, quindi con i test, e con semplici radiografie. Come si interviene? Allora, nelle prime fasi, quindi nella fase del dolore, si interviene semplicemente con dei tutori possibilmente fatti sul paziente, di modo che si riducano le sublussazioni del primo dito, si riposizioni quindi l'articolazione nella corretta posizione e si riduca l'infiammazione. Ecco, in una seconda fase invece, quando tutto questo non basta? Certo, allora, ci vogliono dei mesi se non degli anni. Quindi non è una cosa immediata, però nel tempo, specialmente se il paziente è un paziente lavoratore manuale, inevitabilmente andremo verso un'artrosi più complessa, e quindi il tutore non sarà più sufficiente a ridurre il dolore. E quindi c'è una terapia chirurgica, come si interviene, in cosa consiste? Sì. Allora, c'è una terapia chirurgica, è un buon intervento perché i risultati sono sempre buoni. Ovviamente dipende dal paziente a paziente il risultato, quanto effettivamente riuscirà a riutilizzarlo, se al 100% o al 90% rispetto a quando stava bene. Però normalmente quando si arriva all'intervento, l'intervento migliora parecchio la situazione. In cosa consiste l'intervento? Allora, consiste semplicemente nella rimozione dell'osso artrosico, che è il trapezio, e viene sostituito con una porzione di tendine presente all'interno della mano. È un intervento che si fa in quale tipo di anestesia? Allora, l'anestesia è locale, di plesso, insomma, di tutto il braccio. L'intervento come tempo chirurgico sono un'ora e un quarto, e il paziente esce dalla sala operatoria con una stecca che blocca la mano e il primo dito. Il post-operatorio com'è? Allora, il post-operatorio è abbastanza tranquillo, ovviamente il paziente viene dimesso in giornata, quindi non dorme in ospedale, gli vengono dati degli antibiotici e degli antinfiammatori, eventualmente avesse dolore. Poi il primo controllo viene effettuato dopo 15 giorni. Dopo 15 giorni togliamo la stecca, togliamo i punti e viene posizionato un tutore, anche questo fatto su misura. A quel punto il paziente può già iniziare a muovere, anzi più muove e più recupera il movimento. Però il dolore, come diciamo sempre, può durare anche diverse settimane, fino a 2-3 mesi, però ovviamente sarà un dolore sempre più accettabile, con un aumento sempre progressivo della forza. Esiste un'artroplastica biologica, che cos'è? È il termine tecnico per indicare l'intervento, cioè si sostituisce un osso con un altro tessuto biologico del paziente, che è questo tendine, che serve appunto da ammortizzatore fra osso ed osso. Insomma, il paziente recupera? No, recuperano molto bene. Normalmente diciamo che recuperano un movimento praticamente completo,
dolore assente, perdono un 10% di forza rispetto a quando stavano bene, quindi rispetto a quando vengono a operarsi recuperano tantissimo anche la forza. Bene, grazie dottore. Di niente, grazie a voi.